Vuoi, basta che hai fatto l'abbonamento. Ah, cos'ha? Google Play, come cazzo si chiama? Mi scaricate tutto quello che c'è su YouTube e mi fate una piccola cellulareteca. Una bellissima cellulareteca. Quando è finita la memoria su uno, è passato un altro. Adesso non so come funzioni in termini legislativi, però c'è tutta una regolamentazione, sapete? Penso che non ci siano problemi a comprare più di un cellulare. Albers, effetto Albers, sensazione unica. Geox, look good, feel good. La settimana TV. Roma Milan in the Europa League. Sabato 13. Golf Augusta Master. All'Augusta National, terza giornata del torneo Major. Nel 2023 lo vinse lo spagnolo Jon Rahm. Sky Sport Golf ore 14. Scusate. Domenica 14, tennis, Monte Carlo, la finale. Nel Principato di Monaco si aggiudica il primo importante torneo europeo stagionale sulla terra rossa. Sky Sport, tennis, ore 15. Lunedì 15, atletica, maratona di Boston. Come ogni terzo lunedì di aprile dal 1897, tranne nel 2020 per il Covid. Si corre i 42 km più antichi del calendario. Scusate, si corre la 42 km più antica del calendario Eurosport, ore 15:30. Domenica 14, MotoGP, Gran Premio delle Americhe, ad Austin. Austin, scusate la mia pronuncia, si corre la terza tappa del motomondiale sul circuito texano. L'anno scorso vinse Alex Rins. Sarebbe stato il suo unico trionfo del 2023, per lui il primo posto lì anche nel 2019. Dietro di lui in un podio tra i più insoliti della stagione, secondo si piazzò Luca Marini e terzo Fabio Quartararo. Sky Sport, MotoGP, ore 21. Poi, giovedì 18, calcio. All'Olimpico si gioca Roma-Milan, gara di ritorno dei quarti di Europa League. Oltre ai confronti diretti di campionato, in cui i rossoneri hanno vinto tre delle ultime quattro sfide disputate nella capitale, le squadre si sono affrontate in cinque turni a eliminazione diretta, tutti di Coppa Italia. Tra questi c'è la finale 2002-2003, in cui il Milan dominò fuori casa l'andata 4-1 Ambrosini, Shevchenko e doppietta di Sergino, chiudendo in pratica lì la vicenda. Al ritorno 2-2. Sky Sport 1 ore 8 ore 21. Sabato 13, calcio. Torino-Juve. Tra i match del sabato per la 32esima di A, oltre al derby di Torino, le Cempoli, ore 15, e Bologna-Monza, 20:45, Dazn,
ore 18. Lunedì 15, ciclismo al Via il Tour of the Alps, delle Alpi, con la prima tappa Egna Cortina, 133 km, Via il Tour of the Alps, chiusura il 19 con la Levico Levico. Eurosport, ore 13:30. Martedì 16, calcio, Champions, Barca, PSG. Si gioca al ritorno dei quarti di Champions. Oltre al match del Camp Nou, oggi Borussia di Atletico Madrid. Sky Sport 1 ore 21. L'altra agenda di Cenagnocchi. Berlincina Gnocchi che lavora su Sport Week. Inter il fondo USA per prezzo su Zhang. Voleva venderci la Fontana di Trevi. Domenica Milan Cardinale le idee chiare per la panchina. Pioli non so. Ma faremo di tutto perché Allegri resti alla Juve. Martedì Roma Lazio. Poliziotti increduli per i fatti fuori dallo stadio. Abbiamo visto con i nostri occhi due tifosi laziali e romanisti che non si picchiavano. Giovedì, derby di Roma, giudice sportivo incerto sulla bandiera sventolata da Mancini. Non si vede benissimo, il missile coperto da un grosso topo. Venerdì, l'autore di Oli e Benji è andato in pensione tardissimo, doveva aspettare che Oli raggiungesse la porta avversaria. Lunedì, Inter, il fondo Oaktree, perplesso su Zhang. L'ultima volta che lo abbiamo incontrato ha cercato di venderci la Fontana di Trevi. Mercoledì, scusate. Jacobs annuncia, correrò i 100 metri a Roma. Sarà bellissimo vederlo sprintare sotto la mole antonelliana. Ha detto il ministro San Giuliano. Sabato Sinner senza pace. Dopo il tentato bacio della Pausini, ieri ha cortesemente declinato anche quello di Cristiano Malgioglio. Direi che per il momento sia tutto. E non è tutto, sapete.